Alla mia destra MacBook Pro 14 pollici M1 Pro, modello base. Alla mia sinistra MacBook Pro 14 pollici M2 Pro, modello base. Esteticamente non è cambiato nulla, i due computer sono identici. I punti in comune: 3 porte Thunderbolt 4, MagSafe 3, SD card slot, jack cuffie. Monitor a 120 Hz con ProMotion, che è veramente fantastico. Altoparlanti, che in tutti e due i modelli sono eccezionali. Differenze: l'output HDMI passa dai 4K del modello M1 Pro agli 8K del modello M2 Pro. 8 core nel modello M1 Pro contro i 10 core del modello M2 Pro. Per quanto riguarda la grafica, abbiamo i 14 core del modello M1 Pro contro i 16 core del modello M2 Pro. Il tutto dovrebbe tradursi in un incremento delle prestazioni del 10-20%, almeno sulla carta. Due problemi: 16 GB di RAM e 512 GB di SSD su tutti e due i portatili. Per quanto riguarda l'SSD, ho ovviato il problema con questa enclosure esterna per SSD M2, di cui ho fatto un video che vi lascio in descrizione. Per quanto riguarda la RAM, invece, ho dovuto convivere con questo problema e vi spiego subito perché. Perché più volte mi è successo, e sicuramente succederà ancora, di ricevere questo messaggio: il sistema ha esaurito la memoria dedicata alle applicazioni. Che cosa significa? Significa che la RAM in quel momento non riesce a supportare la mole di lavoro a cui è sottoposta. Questo si traduce, nella stragrande maggioranza dei casi, nel riavvio della macchina e nella perdita dei dati a cui si stava lavorando. Quindi con questo cosa voglio dire? Non voglio dire che i computer vanno male, questi computer sono eccezionali, vi permetteranno di fare delle cose che soltanto 3-4 anni fa erano impossibili con un MacBook Pro Intel delle stesse dimensioni. Però sappiate che se comprate un modello base avete dei limiti con cui dovete convivere. Se voi sapete di avere un flusso lavorativo particolarmente intenso, scegliete un Mac che abbia almeno 32 GB di RAM. Quindi ho fatto qualche test con questi due computer nella configurazione base e li ho messi a confronto con un Mac Studio M1 Max nella configurazione base, per darvi non soltanto un'idea di quale sia la differenza di prestazioni tra questi due modelli, ma quale sia la differenza di prestazioni tra i modelli che montano un chip Pro e i modelli che montano un chip Max. Il primo test che ho fatto è stato un test di velocità di lettura e scrittura dei due SSD. Mi sono reso conto che il MacBook Pro M1 Pro, quindi il modello del 2021, è molto più veloce. Abbiamo una velocità di scrittura che va dai 4000 ai 4400 MB al secondo e una velocità di lettura che va intorno ai 5000 MB al secondo, contro i 3000-3300 MB al secondo in scrittura e i 3000 MB al secondo in lettura del modello M2 Pro. Non so come mai, ma il modello di quest'anno è molto più lento rispetto al modello M1 Pro. Il secondo test che ho fatto riflette anche un po' il mio flusso lavorativo. Che cosa ho fatto? Ho preso 50 file RAW di una Fuji GFX 100S, quindi una macchina da 100 megapixel, li ho importati in Capture One Pro nella versione 23, quindi l'ultima versione disponibile, e li ho esportati in formato TIFF LZW, quindi un formato compresso. Dunque, cosa è successo? Il MacBook Pro M1 Pro ci ha messo 3 minuti e 37, mentre invece il modello di quest'anno, MacBook Pro M2 Pro, ci ha messo 3 minuti e 16 secondi, 21 secondi più veloce del suo predecessore, ma il Mac Studio M1 Max nella configurazione base ci ha messo soltanto 1 minuto e 56. Quindi qua potete vedere anche qual è la differenza di potenziale tra i processori Max e i processori Pro. Il terzo test che ho fatto riguarda il video, in particolare DaVinci Resolve. Che cosa ho fatto? Sono andato sul sito di Blackmagic Design, ho scaricato 3 clip girati in formato Blackmagic RAW a 12K, li ho messi su una timeline, li ho duplicati fino a formare un video da 9 minuti e ho esportato il tutto in formato H265, e questi sono i risultati. Il MacBook Pro M1 Pro ci ha messo 11 minuti e 23 secondi, mentre invece il MacBook Pro M2 Pro, quindi il modello di quest'anno, ci ha messo 11 minuti e 40 secondi. Non vi so spiegare perché sia più lento, mentre invece il Mac Studio ci ha messo 5 minuti e 39 secondi. Anche qua vi rendete conto della differenza di calcolo che c'è tra i modelli Pro e i modelli Max. Quest'ultimo test per me è molto interessante perché riguarda il mio lavoro. Io scatto foto a 360 gradi in formato HDR a 32 bit che possono arrivare a 500 megapixel e i cui file possono pesare 3 giga, 3 giga e mezzo. Queste foto si scattano con una normale macchina fotografica montata su una speciale testa panoramica, quindi si procede scattando le varie angolazioni della location che si desidera avere a 360 gradi per poi montare le foto con uno speciale software sul proprio computer. In questo caso io utilizzo PTGui. Questo procedimento di montaggio con PTGui risulta molto molto pesante per il computer. Io sono andato a montare un'immagine da 375 megapixel con i 3 computer, quindi col MacBook Pro M1 Pro, MacBook Pro M2 Pro e Mac Studio M1 Max. Vediamo i risultati. Il MacBook Pro M1 Pro ci ha messo 11 minuti e 49 secondi. Il MacBook Pro M2 Pro
ci ha messo 11 minuti e 28 secondi, mentre invece il Mac Studio M1 Max ci ha messo 3 minuti e 49. Questo risultato è stupefacente, vi fa capire qual è la potenza di calcolo di queste macchine e come questa potenza di calcolo possa influire sulla vostra produttività. Beh, conclusioni, fino adesso la mia esperienza con questo computer MacBook Pro M1 Pro nella configurazione base è stata molto positiva. Ce l'ho da più di un anno e sono molto molto soddisfatto di questa macchina. Per quanto riguarda il reparto video non ho mai avuto un problema. Io lavoro soprattutto con DaVinci Resolve e riesco sempre a gestire i miei progetti in maniera ottimale. Per quanto riguarda invece il reparto fotografico, come accennavo prima, ho avuto qualche problemino nella gestione della RAM. Però ho imparato, diciamo, a convivere con questo problema e quindi cerco di non sovraccaricare più di tanto il computer. Un modello magari con più RAM o un modello Max sicuramente ci permette di essere un pochino più elastici e, nel caso del modello Max, di essere molto più produttivi. Quindi il mio consiglio qual è? Se avete un modello M1 Pro nella versione base, non fate un upgrade al modello M2 Pro nella versione base. I computer sono praticamente identici. Questi 15-20 secondi, secondo me, non vi cambiano la vita. Se invece siete alla ricerca di un nuovo portatile, la questione è molto più interessante, perché avete l'imbarazzo della scelta. Innanzitutto chiedetevi se vi serve un portatile, perché se avete già un monitor, una tastiera e un mouse, e il portatile non è un'assoluta priorità, avete la possibilità di comprare il Mac Studio nella versione base. Oppure potreste andare sul nuovo Mac Mini M2 Pro, che io purtroppo non ho ancora provato, e quindi non so dirvi come si posizioni a livello di prestazioni rispetto a questi due computer e rispetto al Mac Studio M1 Max nella versione base. Se invece avete stabilito che il portatile è la vostra priorità, a questo punto la cosa si fa interessante. Perché? Perché i modelli M1 Pro e i modelli M1 Max sono scontati e li trovate a prezzi più vantaggiosi rispetto ai nuovi modelli M2 Pro e M2 Max. Potreste anche pensare di comprare un computer ricondizionato direttamente da Apple. Vi lascio il link in descrizione. Secondo me è molto interessante perché trovate appunto in questo momento in cui sto girando il video modelli M1 Pro e M1 Max ricondizionati e certificati dalla casa madre a prezzi sicuramente più vantaggiosi. Sui prodotti ricondizionati e certificati direttamente da Apple avete anche la possibilità di comprare l'Apple Care Plus e secondo me questo costituisce un vantaggio. C'è una differenza di prestazioni tra i vecchi modelli e i nuovi modelli, questo è sicuro, e si aggira intorno al 10-20%, ma questa differenza di prestazioni giustifica un upgrade, giustifica un investimento maggiore? Beh, questo lo potete sapere soltanto voi. Per quello che mi riguarda e per quello che è l'utilizzo che io faccio del portatile, in questo momento per me un upgrade non è giustificato, ma anche perché posseggo il Mac Studio che considero il mio computer principale. Se avete delle domande lasciate pure un commento, cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile. Noi ci vediamo al prossimo video.